Sono i giorni della Costituzione. Il Consiglio regionale la porta nelle scuole agli studenti che sosterranno l'esame di maturità. A Pisa, con il presidente Mazzeo e l'assessore all'istruzione Nardini, c'era la giudice della Corte Costituzionale Navarretta, ma l'iniziativa ha coinvolto tutti i consiglieri e tutti i territori. Del ruolo dei giovani nella ripartenza dell'Italia di oggi ha parlato anche il Presidente della Repubblica, Mattarella, nel suo messaggio per il 2 giugno. Impegnatevi in sfide nuove, ha detto, trasmettete valori e cultura. Il Consiglio regionale tornerà a riunirsi nei prossimi giorni. Adesso hanno lavorato soprattutto le commissioni. Ne nascerà anche una nuova di commissione. Sarà un'altra commissione d'inchiesta sui vaccini. La richiesta è stata formalizzata dai capigruppo di tutte le opposizioni dopo l'esperienza, diciamo, a metà della commissione speciale che non si è mai insediata, o meglio si è riunita ma senza eleggere l'ufficio di presidenza. Torneremo poi sull'argomento che ha aperto l'ultima seduta in aula, l'attività della Garante per l'infanzia e l'adolescenza, con i pareri dei consiglieri. La Costituzione in tutte le scuole della Toscana, l'iniziativa presentata dall'Ufficio di Presidenza la settimana prima della Festa della Repubblica, naturalmente si è concretizzata in questi ultimi giorni. Ed eccoci allora con le nostre immagini al primo evento al Liceo Carducci di Pisa. Qui c'era anche la giudice della Corte Costituzionale, professoressa Emanuela Navarretta. Era con il Presidente del Consiglio regionale e con l'assessore all'istruzione della Regione Toscana. Io sono orgoglioso di questa iniziativa perché i ragazzi, le ragazze sono quelli che hanno sofferto di più questa pandemia, questo momento di socialità, questo momento in cui noi consegniamo la nostra carta costituzionale, il nostro statuto, è il simbolo di poter donare a loro degli strumenti da mettere nella loro cassetta degli attrezzi non appena inizieranno una nuova vita, la vita che seguirà gli studi superiori. È un modo per indicargli la strada da seguire con i diritti e i doveri che la nostra Carta Costituzionale e il nostro Statuto ci indica. Un'iniziativa che oggi vede tantissimi consiglieri regionali in tutte le scuole della Toscana. Un segno e un modo con cui noi vogliamo guardare al futuro delle nuove generazioni. Tutti i consiglieri di tutti i gruppi si sono attivati comunque in questi giorni. Hanno portato anche materialmente la Costituzione, stampata in questo libretto che dall'altra parte contiene lo Statuto della Regione, un po' la carta fondativa della Toscana. Qui per esempio siamo a Livorno, all'Istituto Tecnico Industriale Galilei, dove, sottolinea il consigliere Gazzetti, si fanno da tempo progetti relativi all'ambiente, tema molto caro ai giovani. E di iniziative come questa ce ne sono state decine, da Arezzo a Carrara, da Firenze a Grosseto, rientrano a tutti gli effetti tra i progetti di educazione civica permanente. Sì, sono stato da sempre uno dei fautori più convinti del ritorno a studiare e a conoscere i valori della nostra Costituzione, della nostra Repubblica. Ecco perché oggi è particolarmente importante celebrare la festa della Repubblica, anche perché veniamo da un momento difficile. E questa festa, grazie all'iniziativa della Regione Toscana, del Consiglio regionale, verrà portata nelle scuole del territorio toscano. È nata in condivisione con tutti i membri dell'ufficio di presidenza ed è stata appoggiata dai colleghi di praticamente tutti i gruppi. Questo è veramente bello, perché festeggiare insieme la scuola e le istituzioni, portando ai ragazzi insieme, pensiamo, sia la Costituzione Repubblicana sia lo Statuto della Regione Toscana. Altro segnale fondamentale: si riparte tutti insieme, soltanto una azione sinergica dal punto di vista istituzionale e forte con la presenza può veramente essere determinante per la ripartenza. È importante condividere con i ragazzi delle scuole i valori della Costituzione, i valori dello Statuto della Regione Toscana, due carte fondamentali che si legano nella storia della liberazione, della resistenza della nostra terra. È la condivisione dei valori fondamentali, dove tutti i partiti si riconoscono, dove tutti i cittadini trovano fondamenta delle proprie libertà. Pensiamo al diritto all'istruzione, alla formazione, alla salute, alla libertà, principi cardine che trovano fondamento, che devono essere garantiti, attuati mediante le leggi, mediante le istituzioni. Quindi è corretto che noi, come rappresentanti dei cittadini toscani, possiamo divulgare questa iniziativa, condividerlo con le nuove generazioni, a una generazione che appunto si appresta a fare l'esame di maturità, per il quale noi chiediamo che con forza
possa essere fatto in presenza e magari questi ragazzi possono anche essere vaccinati e nello stesso tempo possono essere fruitori, artefici, protagonisti del loro futuro, loro stessi che hanno sofferto più di altri, a mio avviso, il lockdown e questo anno così complesso, e questo possa essere un segnale di riscatto, di libertà, come lo è stata la Costituzione italiana dopo la guerra. D'altronde lo stesso presidente Mattarella si è rivolto ai giovani nel suo messaggio per il 2 giugno, con parole forti e piene di speranza. Ai giovani vorrei chiedere: impegnatevi nelle sfide nuove, a cominciare da quella della transizione verso un pianeta fondato sul rispetto dell'ambiente e delle persone come unica possibilità di futuro. Adoperatevi per trasmettere valori e cultura attraverso i nuovi mezzi di comunicazione, per promuovere un uso dei social che avvicini le persone e le faccia crescere dal punto di vista umano e sociale, combattendo con determinazione la subcultura dell'odio, del disprezzo dell'altro. E ragazzi che oggi sono qui e a quelli che avranno modo di ascoltare queste parole, vorrei dire: la storia di questi 75 anni è stato il risultato, il mosaico, di tante storie, piccole e grandi, di protagonisti conosciuti, di testimonianze meno note. Tocca a voi ora scrivere la storia della Repubblica. Scegliete gli esempi, i volti, i modelli, le tante cose positive da custodire di questa nostra Italia. E poi preparatevi a vivere i capitoli nuovi di questa storia, essere voi protagonisti del nostro futuro. Viva il popolo italiano, viva la Repubblica. Gli incontri in questo 2 giugno si sono moltiplicati e noi di Telegranducato abbiamo seguito tutti gli eventi principali nelle nostre zone: a Pisa con l'alza bandiera al ponte di mezzo, a Livorno con il maxi tricolore che i vigili del fuoco hanno spiegato sulla parete del palazzo del governo, e poi in TV abbiamo cominciato il nostro nuovo viaggio nella Costituzione insieme a docenti e ricercatori della Scuola Superiore Sant'Anna, partendo naturalmente dall'articolo 1. Articolo 1. L'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. L'articolo 1 ha una forte portata simbolica, a maggior ragione in una Costituzione come quella italiana del 48, che a differenza di altre non prevede un preambolo. Tuttavia non è un fatto solo di simboli, perché nel primo comma dell'articolo 1 sono scolpite alcune delle parti più importanti del patto costituente: una repubblica democratica, quindi netta discontinuità rispetto al regime precedente. Non solo, una repubblica fondata sul lavoro, che significa prendere esplicitamente le distanze da quei privilegi fondati solo sulla nascita o sulla mera rendita. Inoltre, al secondo comma, abbiamo ancora una densità di significati, perché la sovranità viene attribuita al popolo, quindi non a un'entità più o meno astratta e quindi bisognosa di qualcuno che la interpreti, ma direttamente a un soggetto ben preciso. Eppure, questa sovranità non è assoluta, perché va esercitata nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione stessa. Limiti che dunque si trovano nei diritti e nelle libertà dei singoli e si trovano nelle forme della rappresentanza politica, nell'elezione dei propri rappresentanti, affinché questa sovranità popolare possa concretamente indirizzarsi. L'articolo 1 è la carta d'identità dell'Italia. Dice che noi siamo una repubblica, cioè non siamo una monarchia, e furono gli italiani a scegliere liberamente, per la prima volta nella loro storia, il loro futuro, il 2 giugno del 1946. Dice che siamo una repubblica democratica, cioè siamo contro le discriminazioni, e questo vuol dire essere democratici, essere contro le discriminazioni. Terzo, fondata sul lavoro, non fondata sulla rendita, non fondata su poteri aristocratici o poteri di forza economici, ma fondata sul lavoro. Quarto dato, la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione, cioè non ci sono poteri assoluti, persino la sovranità del popolo va esercitata entro i limiti previsti dalla Costituzione, per evitare che ci siano, come dire, forzature, eccessi o richiami a una sovranità assoluta del popolo
cosa che a volte viene fatta nel dibattito politico, ma è sbagliato, perché anche il popolo esercita la sua sovranità nelle regole come i singoli cittadini. Ne abbiamo già parlato 7 giorni fa. Il Consiglio a maggioranza ha approvato l'attività della Garante per l'infanzia e l'adolescenza Camilla Bianchi, svolta peraltro nell'anno più difficile, quello della pandemia. Lei ha provato anche a raccontare con le immagini come hanno vissuto questo periodo i bambini e i ragazzi. Inizio col dirvi che sto ad 1 metro di distanza, ma per scelta mia che mi disgusta l'ignoranza. Io che indosso sempre il sorriso, ma adesso mi ero coperto con questa maschera sul viso. Agnese! Nicoletta! Alberico! Io lo so com'è, l'ho visto in pubblicità. Mi piacerebbe cavalcare un unicorno fino al mercovaleno. Me lo immagino appunto a forma di corona, pericoloso e cattivo. Perché è anche un po' colpa nostra che stavamo rovinando il mondo. Il 2020 è stato sicuramente un anno difficile, un anno caratterizzato dalla pandemia, ma anche l'anno delle elezioni regionali. Nonostante tutte queste difficoltà, l'attività del Garante per l'infanzia non si è interrotta ed è proseguita con la stessa efficacia di sempre, anche se vi è la necessità di una riorganizzazione degli uffici. Importante è stato il contributo che il Garante nel 2020 ha dato alla tematica del cyberbullismo. Addirittura c'è stata una pubblicazione che è stata sostenuta e promossa dal Garante, così come significativo è stato il supporto rispetto alla tutela dei minori stranieri non accompagnati. Il 2020 è stato l'anno di un bando con il quale si sono acquisite le disponibilità di molti volontari per il servizio di tutela ai minori stranieri non accompagnati. Giudico in termini positivi un lavoro complesso, quello di stare a garantire i diritti degli adolescenti, dei giovani che sono coloro che più di altri hanno veramente sofferto di questa pandemia. Un anno complesso, difficile, noi chiediamo di fare misure importanti. Ho chiesto all'Aula di utilizzare la complessità delle risorse a disposizione del Consiglio regionale per fare in modo che mediante delle leggi si possano istituire in Toscana anche delle luoghi di incontro, delle opportunità, ridare ai ragazzi quello che la pandemia ha tolto loro, cioè la relazione, il feedback, iniziative di carattere culturale. Credo che sia stato un anno veramente complesso e credo che noi dobbiamo e possiamo fare di più. In queste ore stiamo facendo un lavoro straordinario, se penso ai tamponi salivari che abbiamo chiesto per i ragazzi, per gli studenti, la possibilità di eliminare le mascherine all'aperto, alcune attenzioni delle quali i ragazzi hanno effettivamente bisogno. Di tutt'altro avviso però sono i consiglieri di Fratelli d'Italia col capogruppo. Una relazione che arriva con 2 mesi di ritardo rispetto a quanto previsto dalla legge. Una relazione che è tutto tranne che una relazione. La dottoressa Bianchi, anziché raccontarci come spende gli 80.000 euro circa che la Regione Toscana destina alla sua figura annualmente e raccontarci quali progetti ha realizzato, quali obiettivi ha centrato, ha presentato una relazione in cui ha fatto una collezione dei 28 comunicati stampa che ha inviato, un bando di concorso che lei stessa si è vantata di aver redatto, salvo poi scoprire che ha ottenuto nemmeno la partecipazione di una persona, quindi è andato deserto, e a fronte di, appunto, ripeto, 80.000 euro investiti nella sua persona. Ha raccontato di una garante che si trova in difficoltà, che lavora da sola, senza il supporto della Regione, e tra l'altro gettando anche una cattiva luce sulla Regione Toscana, quando in realtà la Regione Toscana mette a disposizione la dottoressa Bianchi 2 persone. Altre opinioni, sempre dalle opposizioni. In questo momento l'infanzia, dico anche l'adolescenza, è sottoposta a uno stress maggiore di quanto ha avuto in precedenza e il ruolo del garante diventa fondamentale per cercare di registrare quello che è l'allarme che viene dai nostri bambini, dai giovani e dalle loro famiglie. E l'attenzione al cyberbullismo, l'utilizzo delle nuove piattaforme, le relazioni a volte complesse che ci sono nelle famiglie sono tutti ragioni per attenzionare al garante delle situazioni che possono diventare diffuse e che in qualche maniera vanno analizzate. E credo che sia fondamentale investire nei bambini e nei giovani anche in questo senso, con la tutela, che è la cosa principale che dobbiamo fare non soltanto come genitori, ma anche noi come istituzioni.
il gruppo della Lega, così come ha fatto in commissione, anche in aula ha votato contro la relazione delle garante per l'infanzia e l'adolescenza, che ci è sembrata soprattutto una enunciazione di numerosi vorrei ma non posso. Questo perché il garante è oggettivamente una figura debole, voluta con forza dalla sola maggioranza e non messa in condizione di operare con una struttura adeguata anche dal punto di vista del personale. Infatti ci sono soltanto 3 funzionari, di cui un dirigente, altre 2 figure di cui una facenti compiti di segreteria. Non è stata ancora conclusa la convenzione con l'Istituto degli Innocenti, che pure sarebbe importante per tutta una serie di ricerche e di approfondimenti indispensabili per far funzionare in modo adeguato la figura del garante dell'infanzia. Nelle stesse ore la prima commissione ha dato parere favorevole all'attività del garante dei detenuti, che in una situazione come quella della pandemia ha dovuto affrontare nuove problematiche legate comunque sempre alla questione del sovraffollamento in carcere. Anche questo atto sarà valutato dal Consiglio riunito in seduta plenaria. Sicurezza sul lavoro, l'impegno del Consiglio regionale è condiviso e si esprime attraverso una risoluzione votata da tutti. Se ne doveva discutere già la volta scorsa, all'indomani della morte di Luana D'Orazio in un'azienda di Prato e di tante altre morti dell'ultimo periodo. La illustra ora la Presidente della Commissione e appunto viene votata da tutti i consiglieri. Abbiamo voluto lanciare un segnale di rilancio di questo tema su cui non dobbiamo mai abbassare la guardia. Cambiano le condizioni, cambiano i macchinari, cambiano le regole e quindi la Regione Toscana ha l'obbligo di vigilare, ma di stare a fianco anche ai lavoratori, alle imprese, per consentire di avere una sempre maggiore attenzione su come si sta nei luoghi di lavoro. Ecco perché ho parlato di cultura del lavoro e di cultura dei lavoratori. Abbiamo chiesto in particolare che nel PRS entrasse il finanziamento come capitolo di della legge lavoro sicuro. Abbiamo chiesto che ripartissero i corsi di formazione che vengono fatti nell'ASL Toscana Centro, che erano stati sospesi per il Covid, e abbiamo chiesto che con le commissioni addirittura si potesse arrivare a fare anche delle modifiche, qualora necessarie, alla legge 28, in modo da prevedere non solo le imprese straniere ma anche le imprese italiane, sempre con il principio costruttivo di aiutare sia le imprese che i lavoratori a stimolare e a seguire le regole nella miglior maniera possibile. Molte polemiche invece per il rinnovo del consiglio direttivo del Parco regionale di Migliarino San Rosso e Massaciuccoli. Nel nuovo consiglio sono Claudia Principe, Paola Nuvoli e Alessandro Corretti, designati dalla comunità del parco, Alessandra Buscemi, designata dalle associazioni ambientaliste, Maurizio Bandecchi, indicato dalle associazioni di categoria, Francesca Ceccarini e Letizia Checchi, scelte dal consiglio regionale. Sul rinnovo delle cariche parlano soprattutto le opposizioni. Deve tornare ad essere un parco, questo lo diciamo ormai da anni e sosteniamo che la scorsa gestione non abbia risolto assolutamente niente, anzi purtroppo alcuni problemi con l'incuria si sono aggravati. Per essere un parco deve tornare a vivere, bisogna che i cittadini siano anche ovviamente invitati ad andare a visitare quei luoghi, agevolati, e soprattutto va fatta promozione, vanno risolte le problematiche che ormai noi tutti conosciamo. Io arrivo dalla zona di Massarosa, abbiamo un lago che porta un nome anche importante perché è il lago di Puccini, del maestro Puccini, che però ha bisogno ovviamente di trovare un equilibrio ambientale. Il Parco Migliarino San Rossore versa in una situazione veramente molto critica e molti comuni, cittadini e associazioni chiedevano che fossero fatte delle nomine di persone che avessero la necessaria esperienza e curriculum per cercare di tirarne di nuovo sulle sorti. E abbiamo visto invece di curriculum eccellenti sicuramente, ma non sotto i profili e requisiti dell'ambiente e delle conoscenze del settore. In particolare le 2 che vengono fatte dal Consiglio regionale, 2 persone sicuramente eccellenti sotto molti profili, ma che non sembrano avere quell'esperienza che tutti noi, compreso il Movimento 5 Stelle, vorrebbe per questo ente che continua a versare in situazioni davvero molto critiche e che probabilmente avrebbe avuto bisogno appunto di quelle competenze specifiche che la cittadinanza in primis vuole.
Si è riunita per la seconda volta la Commissione Speciale Vaccini, ecco le immagini, ma ancora una volta non è stato possibile raggiungere l'intesa sui nomi dell'ufficio di presidenza. La vicenda ha provocato altre polemiche, la nascita della Commissione, pensate, era stata decisa dal Consiglio ormai 2 mesi fa, il 7 aprile, in una seduta fiume dopo i primi ritardi per le vaccinazioni ai più anziani. La maggioranza aveva proposto Enrico Sostegni, che presiede anche la Commissione Sanità, ma le astensioni al voto hanno impedito una scelta definitiva e dunque i tempi si sono allungati anche stavolta. Adesso però le opposizioni, la firma è dei capigruppo di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Movimento 5 Stelle, chiedono che anche su questo tema vi sia la commissione d'inchiesta. È una richiesta questa che Fratelli d'Italia aveva sostenuto fin dall'inizio. Adesso con queste firme diventerà realtà, perché il regolamento ne prevede l'attuazione automatica anche senza il passaggio in aula, con le firme di un quinto dei consiglieri. Visto il fallimento della commissione speciale, dice Torselli di Fratelli d'Italia, oggi la sosteniamo con maggiore convinzione e tutti invocano chiarezza e trasparenza. Questo tema animerà certamente le prossime giornate di lavoro del Consiglio regionale, mentre il presidente Mazzeo, che si è vaccinato giovedì a Livorno, ha lanciato anche un appello ai giovani e ai giovanissimi. Alle ragazze e ragazzi mando un messaggio: vaccinatevi, è emozionante sapere che si può ritornare alla vita di tutti i giorni, è emozionante vedere quelle donne e quegli uomini che si impegnano per tutti noi. Ora è il tempo della solidarietà e vaccinarsi vuol dire tutelare non se stesso, ma tutelare anche tutti quanti gli altri. E lo dico soprattutto alle ragazze più giovani e ai ragazzi più giovani. È arrivato il vostro turno, è arrivato il vostro momento. Accedete al sito, iscrivetevi e vaccinatevi. Questo vuol dire avere la possibilità di un futuro migliore per tutti. Tra le ultime conferenze stampa di questa settimana ce n'è una che guarda tutta la Toscana e la proietta altrove, alla Biennale di Architettura di Venezia. È stato presentato infatti al Palazzo del Pegaso Urbanology Pinocchio Architetto, un progetto che coniuga per analogia architettura e fotografia e coinvolge anche la Fondazione Collodi, perché propone una rilettura tra disegno, architettura e fotografia delle avventure di Pinocchio. Ecco alcune testimonianze dalla presentazione. Il progetto Urbanology e Pinocchio Architetto è un progetto molto importante a cui l'amministrazione comunale di Volterra ha creduto fin dall'inizio. Nasce da un rapporto, da un sodalizio artistico molto significativo fra la fotografa Irene Taddei e l'architetto Massimo Gasperini. È un dialogo di disegni e fotografie molto intenso che racconta il nostro territorio, racconta la Toscana attraverso un video molto bello, molto intenso, che apre il padiglione Italia della Biennale di Architettura di Venezia, e gran parte delle immagini che raccontano questo percorso sono state proprio realizzate all'interno dell'ex manicomio di Volterra. Il rapporto tra Pinocchio, la Fondazione Collodi e l'architettura è un rapporto, devo dire, da anni molto molto intenso. Noi abbiamo sviluppato nel tempo un progetto, e in questo progetto si parlava appunto di parco policentrico Collodi Pinocchio, dopo la parte architettura era fondamentale, tanto che in un'area di questo parco che nel frattempo si è sviluppato c'è un'area dedicata agli amici di Pinocchio, dove hanno lavorato e dove lavorano architetti come Zaha Hadid, come Daniel Libeschi e Mario Botta e tanti tanti altri. Il presidente Mazzeo si è detto molto soddisfatto dell'iniziativa. Questo è esattamente l'esempio di come la Toscana può far bella mostra di sé. È un modo per rappresentare la bellezza, la qualità della nostra regione. Noi torniamo venerdì prossimo alle 21:15, come sempre, dopo il TG della sera.